Inizia in Galles il cammino di avvicinamento a Messico 70 per l'Italia campione d'Europa. Nel girone di qualificazione c'è anche la Germania Est. Rivas, rete! Gigi Riva è lui la punta di diamante della nazionale. 7 gol in 4 partite. Riva è stato un grande atleta e un grande uomo. Si sarebbe a domandarsi una cosa sola di Riva: se ipotesi avesse fumato meno, se avesse avuto un risultato maggiore. È fatta. Messico, arriviamo. A un mese dall'inizio dei mondiali, l'Italia collauda uomini e schemi a Lisbona in amichevole con il Portogallo. La formazione non è ancora definita. Valcareggi ridisegna la difesa, mentre in attacco Mazzola e Anastasi si contendono una maglia. Siamo partiti per i campionati del mondo, ci siamo fermati a Lisbona a fare una partita amichevole e ho giocato io e da lì poi ho giocato tutti i mondiali. Con i lusitani, la nazionale si poggia sul blocco del Cagliari campione d'Italia e Riva si dimostra ancora una volta implacabile goleador. L'Italia batte 2-1 il Portogallo, ma non convince. Riva c'è. L'Italia non ancora. Alla luce della prestazione odierna, quante probabilità ci sono in percentuale che la lista dei 22 uomini che lei ha fornito sia quella definitiva? Se non capitano incidenti, dovrebbero essere questi 22 che partono per il Messico. Invece dal ritiro della nazionale giungono brutte notizie. Anastasi sta male. Prima della partenza per il Messico, durante la notte il signor Anastasi ha un dolore violento le parti basse, quindi viene preso e portato urgentemente in ospedale per essere operato. Ci fu in quel momento la convocazione di 2 giocatori anziché di 1 solo. Al posto di Anastasi in Messico vanno Boninsegna e Prati. Da 21 diventammo 23, quindi poi c'è la visione di mandare via uno. E fu mandato via, evidentemente, Lodetti. Per l'infortunio di un giocatore, ne chiami 2 e mandi a casa uno che c'è già, secondo me non mi è sembrato giusto. I giocatori la verità dei perché non la sanno mai, bisogna andare nella testa dei dirigenti. Esplode la polemica. Il caso Lodetti surriscalda l'ambiente. Gianni Rivera sente puzza di bruciato e spara a zero sui dirigenti della nazionale. Quando uno si sente escluso o ha dei sospetti che possa essere escluso, specialmente quelli che hanno maggiore responsabilità e maggiore personalità, dico, si fanno sentire un pochino di più. Cosa mi hanno portato a fare? Perché io sono venuto, ora non resto qui. Dopo queste dichiarazioni è venuto Rocco dall'Italia, ha parlato con Valcareggi, ha parlato con la delegazione italiana e sono venuti ad un accordo che giocava il primo tempo Mazzola e il secondo tempo Rivera. La famosa staffetta che ha cominciato con il Messico e poi non è finita con il Brasile. Clima teso dunque nel club azzurro mentre sta per prendere il via il mondiale. Debutto mondiale per l'Italia contro la Svezia a oltre 2500 metri di altitudine. L'Italia è inserita nel gruppo 2 con Svezia, Uruguay e Israele. Si gioca in altura e per la prima volta sono ammesse le sostituzioni. Valcareggi punta su Mazzola a centrocampo e Boninsegna in avanti. Rivera, punito, finisce in panchina. Domenghini, Mazzola, Boninsegna, De Sisti arriva. In panchina dicevamo Zoff, Rosato, Giuliano, Rivera e Cori. Gli azzurri partono in attacco. Al 10° minuto c'è un calcio d'angolo dalla sinistra. Domenghini il tiro dalla bandierina. La palla a Mazzola. Gliela toglie Domenghini stesso, tenta il tiro a rete. Rete! Ha segnato Domenghini! Italia 1-7-0. Abbiamo vinto 1-0, ma con un gol fortunoso di Domenghini direttamente su calcio d'angolo, su errore del portiere.
fatto di aver battuto la Svezia secondo me fu memore degli errori di 4 anni prima, fu importante per impostare in un certo modo la partita seguente. Sono di fronte Italia e Uruguay, entrambe vincitrici 2 volte del campionato del mondo, entrambe vincitrici della prima partita. Italia-Uruguay dunque. Il pari potrebbe essere un buon risultato per entrambe le squadre. Sapevamo che a noi bastava il pareggio, però bastava anche all'Uruguay. Il capitano dell'Uruguay o comunque il giocatore più importante era il papà di Montero. E mi ricordo che in mezzo al campo, dopo lo scambio dei Gagliardetti, con lui ci guardammo. E quando ti guardi ci si capisce. Si gioca a Puebla, davanti a 30.000 spettatori. Ecco, è iniziata la partita. Montero Castillo ha ricevuto la palla. Partita molto lenta, molto tranquilla, possesso di palla. Albertini fece un tiro in porta. Parata di Malcolmieri, sul calcio d'angolo, con tiro di Pertini. Formidabile tiro di Pertini. Montero mi venne a cercare in spagnolo. Che haces? Italiano, maccheroni, volete imbrogliare anche qua? Ma no, io gli disse sul loco, ma non ti preoccupare. E lui mi disse, adesso facciamo un tiro anche noi. Cortes, tiro, parata di Pertini. Poi dopo non ci si parlò più e si continuò a giochicchiare, perché praticamente col pareggio eravamo tutti e due qualificati. Sono quelle cose che succedono in mezzo al campo. La partita finisce sullo 0-0. Uruguay e Italia si trovano affratellate in uno 0-0 che regala loro un buon 80 probabilità su 100 di raggiungere entrambe i quarti di finale. Procede al minimo il cammino dell'Italia, che sconta i disagi dell'altura e appare bloccata. Noi siamo andati là solo per passare il primo turno. Poi tutto quello che veniva andava bene. Improvvisamente anche Israele ci fa paura. I fantasmi coreani tornano a materializzarsi. La terza partita, che doveva essere in partenza la più facile, invece per noi poi era la più difficile, visto l'esperienza che avevamo avuto con la Corea. Si risale a Toluca. Si gioca Italia-Israele. Il timore di una nuova figuraccia è dietro l'angolo. Pensavamo già alla qualificazione e a risparmiare anche energie. Viene annullato un gol regolare e arriva. Alla fine è comunque pareggio. Il punto conquistato è sufficiente per passare il primo turno. Non accadeva dal 1938. Ascoltatori italiani e della Svizzera italiana, benvenuti all'ascolto. In diretta via satellite da Toluca. Per la prima volta dopo il 1938, uscita dal girone eliminatorio e salita ai quarti della rimè, l'Italia si trova di fronte ad un difficile compito, il confronto con il paese organizzatore come un... Un Messico aggressivo e concentrato mette subito in difficoltà l'Italia. Sulla spinta degli oltre 30.000 tifosi, i padroni di casa passano in vantaggio già al 13°. Fragoso è scivolato, rosato, Fragoso in aria, Gonzalez... Gonzalez ha portato in vantaggio il Messico. L'Italia non si smarrisce e affida alla pronta risposta a Riva, che al 25° si destreggia in area e serve a Domenghini la palla del pareggio. E c'è il pareggio di Domenghini con passaggio di Riva. Si chiude sull'1-1 il primo tempo, ma il gioco dell'Italia sembra ancora bloccato. Per la ripresa occorrerà un cambio di ritmo. Ed eccoci ancora collegati via satellite con Toluca. Entrano in campo i giocatori, abbiamo visto Rivera in campo, c'è anche Domenghini, quindi Rivera prende il posto di Mazzola. La notte prima della partita mi sveglio intorno alla 1 e comincio ad andare in gabinetto. E allora capisco che è la maledizione di Montezuma. E Valcareggi mi chiede se me la sento di fare un tempo. E io dico, beh, un tempo ce la metto tutta, ma un tempo penso di farlo. E quindi dalla diarrea è nata la staffetta. Si inventò questa staffetta di carattere soprattutto politico, non era certamente una staffetta tecnica. Immaginare di sostituire un giocatore prima che cominci la partita è una cosa che tecnicamente non ha nessuna giustificazione. 1-1, inizia il secondo tempo. L'Italia alla sinistra dei vostri teleschermi. Rivera alla prima palla, indietro arriva.
L'ingresso di Rivera consente all'Italia di prendere in mano il pallino del gioco. Rivera. Riva. Riva. Riva, tiro. Ecco il gol, ecco il gol di Riva. Rivera non è che fosse poi tanto inferiore a Mazzola, anzi, la dimostrazione è che quando entrava Rivera al secondo tempo, magari la squadra giocava meglio, Riva aveva più possibilità di andare in gol. Riva dà confortanti segni di risveglio. In tandem con Rivera, sgretola la difesa dei messicani. Rivera, 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 la porta è vuota. Deviazione di un... Rivera, Rivera ancora. Domenghini, Rivera, Rivera, ed è il gol, Rivera. Tiri a ripetizione dei nostri giocatori. Rivera prende palla nella metà campo italiana e parte immediato il contrattacco azzurro. Mentre Rivera attacca molto bene sulla sinistra, ha servito Riva alla perfezione, Riva, 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 ed è il quarto gol, Riva. Ed ecco finalmente il fischio di chiusura. 3 minuti e mezzo dopo il tempo regolamentare. L'Italia è nelle semifinali della Coppa Rimè. 3 gol nel secondo tempo a dare il giusto senso delle proporzioni. Rivera ha cambiato il volto della partita. L'Italia è in semifinale. Riva appare finalmente tornato ai suoi livelli. Gigi era un giocatore di grande forza fisica, uno che ti faceva i 40 metri 2, 3, 4, 10, 20 volte ti ammazzava il difensore, e invece lì quando tu facevi 40 metri per 20 minuti non potevi più correre. Di fronte a 100.000 spettatori, Italia e Germania si sfidano per la finale. L'attesa è enorme. La Germania ci aveva sempre dato del filo da torcere, avevamo però sempre giocato delle grandi partite. L'arbitro Yamasaki fischia all'inizio. È cominciata la semifinale tra Italia e Germania. Siamo entrati in campo sempre con la determinazione, con la voglia di vincere la partita, siamo andati in vantaggio. Boninsegna. Ancora Boninsegna, tiro, rete, Boninsegna, Boninsegna ha segnato, uno splendido tiro di Boninsegna di sinistro. Bonimba è sommerso dagli abbracci, ma ci sono ancora 80 minuti da giocare. E la Germania doveva cercare di rimontare la partita, non accettava di perdere né come spirito né come qualità dei giocatori, per cui è logico che la partita diventa più difensiva da parte dell'Italia. Tiro, Müller, Müller, tiro, palla che sfiora il palo di Albertosi. La Germania non molla, ma l'Italia riesce a resistere. Il primo tempo termina quindi in vantaggio dell'Italia per 1-0 con il gol segnato da Boninsegna all'ottavo minuto. Ed ecco che entra Rivera in campo. Rivera ha sostituito Mazzola. No, io con la Germania non sapevo di dover uscire, e difatti quando me l'hanno detto alla fine del primo tempo mi sono molto arrabbiato. Probabilmente era già stata decisa a tavolino e Valcareggi ha voluto tener fede a quello che era stato deciso, perché altrimenti non aveva senso, visto che Mazzola era più difensore di Rivera. Secondo me era più logico forse cambiare qualcun altro. Io ho vinto 1-0 con la Germania. Poi l'Italia contro la Germania ha giocato per 3 quarti d'ora più un'ora e un quarto e ha fatto 3-3. Quindi chi ha vinto la partita? Battono i tedeschi e partono subito all'attacco. La Germania ci ha attaccato per 70 minuti. Overath, Grabowski, Overath traversa e palla sul fondo. Grabowski solo, respinge, rosato, Overath alto. Abbiamo sofferto tantissimo. Il salvataggio di Rosato è miracoloso. Una rovesciata degna dei migliori acrobati da circo. Battuto il calcio d'angolo, nuovo cross di Held, colpo di testa di Zeller, Albertosi schiaffetta la palla e la mette in calcio d'angolo. Siccome c'era l'orologio proprio di fronte a me, guardavo
era scaduto il 90° e ho pensato, bene, ce l'abbiamo fatta. Invece l'arbitro ha dato un po' di recupero. Ha rimesso in gioco di Held. Grabowski. Grabowski riesce a effettuare il cross. Ed è il pareggio di Snellinger. Snellinger si è buttato in scivolata e di piatto l'ha messa dentro. Ci siamo avvicinati a Snellinger, perché giocava allora nel Milan. Ho detto, ma cavolo, cosa ci facevi lì? E guarda, mi stavo avvicinando agli spogliatoi, perché ormai la partita era finita, mi sono trovato lì e ho fatto gol. 1-1 al termine dei tempi regolamentari. Italia e Germania devono disputare i tempi supplementari. L'emozione continua. Ancora 30 minuti di pathos. Io avevo visto che il signor Menghini era abbastanza affaticato. Mi guarda e fa, dice, dottor, se mi toglie lo cazzotto forte forte. Il calcio d'inizio è dell'Italia. Primo tempo supplementare. Ha toccato Zeller. Miller. Ho pensato di non potercela fare, di aver perso la partita dopo che la Germania è andata in vantaggio nel primo tempo supplementare. Invece c'è stata una reazione impensabile per una nazionale italiana. Passaggio arriva, Burnic, pareggio di Burnic, pareggio Burnic, 2-2. Segna Burnic, uno che non passava mai la metà campo. È il segnale che siamo di fronte a una partita fuori da ogni regola. Riva, tiro, ed è gol, Riva ha segnato, 3-2 per l'Italia. Ma la Germania non demorde e attacca ancora. Ha tirato Overath, colpo di testa di Zeller, Albert Tosi, meraviglioso, colpo di reni sul pericolosissimo tiro di Zeller. Rivera è venuto sul palo. Io dico, cosa fai lì? Vai via. E lui ha detto, no, ci sto io. Ancora un calcio d'angolo battuto dai tedeschi. Allora io ho detto, guarda che se la palla arriva lì, è tua. Colpo di testa di Zeller. Colpo di testa di Zeller. Müller l'ha corretto, la palla andava verso Rivera. Lui era spostato dal palo di un metro. E la palla è in fondo alla porta. La palla è entrata tra lui e il palo. Dette di tutti i colori, parole che non si possono ripetere, e che lui alla fine, abbracciato al palo, battendo la testa contro il palo, ha detto, ora per rimediare posso solo andare a far gol. E siamo ancora sul 3-3. Una drammatica partita fra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Bonissegna ha saltato. Passaggio, Rivera, rete, Rivera ancora, 4-3, 4-3, gol di Rivera. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani. Quando ho fatto il gol del 4-3 alla Germania mi sono tolto un peso, perché mi sentivo un po' responsabile del fatto che ero vicino al palo quando, anche se non potevo far niente se non mettere la mano. Come dal non tornare più in Italia ho deciso di prendere l'aereo anch'io per venire, per tornare in Italia. Ed ecco il fischio finale dell'arbitro. Telespettatori italiani, al termine di 2 ore di sofferenza e di gioia, vi possiamo annunciare, l'Italia è in finale della Coppa Rimé. Non è stato soltanto un incontro di calcio. Al gol di Rivera, Italia in piedi. L'Europa è fiera di questa battaglia. ...120.000 spettatori per l'attesissima finale tra Italia e Brasile. È mezzogiorno, l'ora delle grandi sfide. Secondo me è stata affrontata male la finale dei campionati del mondo. La sera stessa della partita di finale partivamo per l'Italia. Mentre siamo a tavola alla vigilia della partita, arriva un funzionario della Federcalcio che dice, domani mattina tutte le vostre valigie non essere pronte davanti alla vostra camera, che vengano portate all'aeroporto. E alla sera abbiamo preparato tutti i bagagli pensando alla partenza del giorno dopo. Forse c'è stata poca concentrazione per una partita di finale dei campionati del mondo. Durante quella notte, la vigilia della partita,
fino alle 4:30 del mattino c'erano voci che chiedevano aiuto per mettere quell'oggetto o quell'altro. Alle 4:30 silenzio. È l'Italia che batte il calcio d'inizio della finale. Boninsegna saluta. È iniziata la finale. I brasiliani erano molto forti. Basta cominciare a scorrere i nomi: Rivelino, Pelé, Tostão. Il cross di Rivelino, colpo di mezzo di Pelé. Entra fine in vantaggio. Ha segnato Pelé, la perla nera. Boninsegna, Boninsegna, Boninsegna. Tiro di Boninsegna, il pareggio, pareggio di Boninsegna. Il pareggio è raggiunto. Noi abbiamo tenuto per un lasso di tempo. Poi ci siamo, evidentemente non avevamo più forza. Se te non riposi, era una noia, eh. Jairzinho l'ha fermato Pacchetti, ma tira Gerson improvvisamente di sinistro e porta in vantaggio di nuovo il Brasile. Il secondo gol non abbiamo avuto più la forza di reagire. Jairzinho 3-1 per il Brasile. Pelé, Pelé, Carlos Alberto e sono 4. Forse senza la mezz'ora dei tempi supplementari sicuramente avremmo giocato con più grinta. E Rivera è in campo anche lui dall'84esimo minuto. È entrato Rivera al posto di Boninsegna, come prima Giuliano aveva preso il posto di Bertini. Non è stata fatta la staffetta alla fine del primo tempo perché c'erano un paio di giocatori che non stavano benissimo. Valcareggi disse: se cambio Mazzola che sta bene con Rivera e dopo mi se ne fa male un altro, non ho più la possibilità di cambiare nessun giocatore. È finita. Il Brasile si aggiudica la Coppa Rimé definitivamente. Noi la vorremmo rigiocare quella partita. Noi eravamo convinti di non essere inferiori a loro. Poi al ritorno ci aspettavamo delle feste. Invece ci volevano fare la festa. Ce l'avevano soprattutto con Valcareggi perché non aveva fatto giocare Rivera nel secondo tempo contro il Brasile. Hanno tentato di metterci uno contro l'altro facendoci giocare ai mondiali del 70 uno un tempo, l'altro, ma è durata così poco che poi alla fine è rimasta molto nell'immaginario collettivo, ma nella sostanza non c'è stato proprio nulla.